Buongiorno e benvenute in questo nuovo video. Allora ragazze, sono stata al Lidl a fare la spesa, sono andata anche al Carrefour e al Bennet perché con le cosine che cerco io devo sempre fare un po' di giri. Allora, partiamo da Lidl dove ho preso più cose in assoluto. Prima busta, allora ci sono le mozzarelline di bufala, queste qua che sono stra ottime. Poi ho preso dell'insalata iceberg, questa qui nei sacchetti. Non acquisto più l'insalata, quella lì, insomma, da tagliare e da lavare. Questa la lavo comunque io, anche se è già lavata. Ho sempre fatto così. Però non acquisto più quella perché io non posso più mangiarla, ne mangiavo in quantità industriali, la mangia solo Marek e mio marito e non ne mangiano tantissima. Quindi quella poi andava male. Poi abbiamo preso, che cos'è questo qua? Prosciutto crudo. Prosciutto crudo, questo qua. Poi mortadella di pollo, scoperta da pochissimo ed è stra buona. Altro prosciutto crudo. E tre confezioni di affettati di prosciutto cotto, questo qua al 2% di grassi. Poi ho preso, visto che siamo stati in vacanza e siamo tornati ieri, voi questo video lo vedrete lunedì prossimo per me, oggi è lunedì 17, ho preso dell'acqua depurativa perché ho mangiato un po' di schifezze. Per fortuna ho preso solamente 100 grammi, però ho mangiato un pochino diverso dal solito e quindi per depurarmi un pochino ho preso quest'acqua con Aloe Vera. Ne ho prese tre e le ho pagate 95 centesimi l'una. Quest'acqua qui è quella della Vita Snella, buonissima perché è senza calorie e senza zucchero. Ne ho prese tre, ma io ne trovo solo due. Ah, eccola, qui c'è la terza. Poi ho preso questo qui per il bagno, ace disincrostante. Ho preso un bagnoschiuma della Vidal perché era in offerta 95 centesimi. Ho preso questa profumazione qua. Una bella scorta di carta igienica. Abbiamo preso questa qui da 12 rotoli. Poi ho preso le salviettine che utilizzo ancora per Marek quando magari mangia il gelato o andiamo fuori, si mangia le patatine, insomma, quando mangia fuori più che altro per pulirgli le manine e il musino. Poi ho preso finalmente i miei straccetti, questi qua, panni multiuso che non trovavo più. Io con questi mi trovo benissimo, poi hanno dei colori bellissimi. Poi ho preso le solite fettine sottilissime di petto di pollo, si possono fare in mille mila modi. Una panna da cucina e la mia amata e indispensabile e inseparabile rucola. Primo sacchetto svuotato. Si prendo l'altro. Ok. Seconda bustona. Allora, delle mini cakes per me, senza glutine. Ogni tanto me ne concedo una. Sono veramente buone. Ogni tanto la mattina a colazione. Una bella pagnotta di pane. Un'altra confezione di rucola. Pasta della Barilla, questa qui ho preso i fusilli. Poi 1, 2, 3 e mi pare 4. Aia, mi pare di averne, aia, di averne presi 4. Tè alla pesca che ogni tanto do a Marek. Poi qua c'è il volantino nuovo, dopo vi faccio vedere una cosa, se mi ricordo. Poi ho preso altre 5 pagnotte di pane. Qua dei sedanini. Allora, io non acquisto mai la marca Combino, non l'acquisto più da tempo. Acquisto sempre solo o Rummo oppure non mi viene Voiello o anche De Cecco, però non ho trovato offerte da nessuna parte. Poi sinceramente non pensavo di dover andare in altri supermercati, perché sono andata prima al Bennet, poi al Lidl. Non ho trovato al Bennet quello che cercavo, quindi sono andata al Carrefour. Vabbè, tutti i giri strani, per una volta non succede niente, ho preso la marca Combino Sedanini. Poi ho preso questo, preparato per focaccia, buonissimo, trovatelo perché è ottimo. E poi ho preso delle cotolette di tacchino, no? Sì, tacchino e spinaci.
andato. Altra bustona. Allora, ho preso 10 uova. Tra poco qua non ci sta niente. Due confezioni del pane della Mulino Bianco. Con queste faccio i panini a mio marito quando non ho il pane fresco per il lavoro. Ed è sempre comodo averne un pochino. Ogni tanto anche una fetta tostata al pomeriggio a Marek con un po' di marmellata e via. Poi ho preso due pacchi di wurstel di pollo. Questa mozzarellina qua, per mio marito, io non me la posso mangiare. Poi ho preso queste simpacotti, li faccio a Marek molto spesso, gli piacciono tanto. Poi ho preso le mie gallette che erano anche in offerta, mi pare, a 59 centesimi, non mi ricordo bene. Comunque, queste qua. Ne ho preso solo un pacco perché ne avevo ancora. Poi ho preso il formaggio grattugiato, provoletta affumicata. Poi ho preso i triangolini di quinoa, questi sono super super buonissimi, ne ho presi tre pacchi, gli altri due pacchi non so dove sono. Poi ho preso del prosciutto cotto tagliato a cubetti, briochine, queste qua al cacao per mio marito, e poi ho preso spray ace candeggina, questo qua, è una marca con la quale mi trovo super bene. Questo è anche il Citrosil, sono le uniche due marche che alla fine acquisto sempre perché mi trovo troppo bene. Poi ragazze, adesso arriva il bello perché hanno preso anche una spugnetta, questa qui per mio marito perché Marek ha quella di Peppa Pig che abbiamo preso a Gardaland. Poi c'era un sacco di roba per la scuola e per i bimbi, ho preso a Marek questi qua. Insomma, queste, le tempere, perché le sue le sta terminando, mi pare di averle pagate 3,99 €. Dove mi appoggio che non mi sta più niente? Ok. Poi ho preso due pacchi di fogli, due pacchi per... All'interno ci sono i fogli per colorare, perché i fogli appunto li abbiamo quasi terminati. E ho preso due pacchi così. Questi li ho pagati 1,50 € l'uno. E poi, guardate cosa ho trovato, il set per disegnare. E vediamo se impariamo un pochino a disegnare, se ci può piacere un pochino di più, perché Marek non adora tanto disegnare. Allora ho pensato che questo potrebbe piacergli. Guardate qua che carino, questo l'ho pagato 2,99 €. Oppa, c'erano anche di altre fantasie, ma lui ha scelto questa qua con tutti gli animali e le letterine. Altro sacchetto volato. Ultimo sacchetto Lidl. Allora, ecco qua. Qua ci sono le altre due confezioni di triangolini di quinoa. Mi metto qua dietro che non mi sta più niente. Poi ho preso le zucchine biologiche e le carote, pacco XXL, perché io ne faccio fuori veramente tantissime. Mangio solo carote e rucola praticamente ormai. Oggi qua. Poi ho preso i pomodorini, questi qua, per Marek, gli piacciono un sacco. Poi ho preso le pesche, queste qui, che sono strabuonissime, io non posso mangiarle, ma Marek le adora, me le adoro anch'io, però purtroppo non le posso mangiare, sono ultra buone. Poi ho preso le banane, queste le posso mangiare. Poi ho preso un'altra panna da cucina ed infine due scatole di succhi di frutta per mio figlio, uno alla pesca e uno all'albicocca. In totale, non scusa mettermi la roba, in totale a Lidl ho speso 85 €. Ora vi faccio vedere cosa ho preso al Carrefour, che sono due cavolate, e cosa ho preso al Bennet. Allora, al Carrefour ho preso questo tonno in offerta a 3,99 €. All'interno ci sono 6 scatoline da 80 grammi. E poi ho preso, ragazzi, il mio ormai introvabile, non so perché,
non riesco più a trovarlo, infatti tutte le volte è un dramma. Latte, questo qui, latte di mandorla senza zuccheri, ne ho presi due perché appunto erano gli ultimi due. Sono andata, mi pare, settimana scorsa e ce n'era solamente uno e adesso ne ho trovati due, quindi li ho presi, li pago 2,69 € alla confezione. È carissimo, però è l'unico latte che mi piace davvero e che assomiglia di più al latte normale. Questo qui di mandorla senza zucchero, perché non è per niente dolce, mi piace un sacco. La mattina finalmente mi sto rifacendo i miei amati cappuccini con questo latte di mandorla. E non lo lascio più, quindi Carrefour finito, ho pagato 9 €. E poi al Bennett Marek ha voluto prendere le girelle, queste qua. Poi ho preso il mio caffè decaffeinato, sapete che non posso bere neanche più il caffè, posso berlo solo decaffeinato, ormai mi sono anche abituata al gusto. Queste della Nescafè Dolce Gusto le pago 5,55 €. Non ho trovato niente di compatibile di decaffeinato e in realtà, siccome già non mi fa impazzire, ho paura ad acquistare magari qualche marca che poi non mi piace proprio. Già lo amo questo caffè decaffeinato. Poi ho preso caffè classico della Kimbo, compatibile con la mia macchinetta del caffè, metti a fuoco, Nescafè Dolce Gusto, e al Bennett l'ho pagato 3,99 €. Poi abbiamo visto che al Lidl c'era a 3,59 €, vabbè, non importa, pochi centesimi, però a volte fanno la differenza. Poi ho preso i piselli, questi qua cotti al vapore, che sono i più buoni che ci sono, della Valfrutta, questi li amano sia Marek che mio marito. E poi ho preso lo stucco, vabbè, lo stucco che mi serviva perché devo imbiancare, dobbiamo imbiancare la cucina, devo chiudere tutti i buchi. E poi dimmi, amore. No, basta, l'hai già bevuto. Adesso ti do la pappa. Infine, per Marek, per questo bimbo monello, al Bennett ho preso anche le tempere. No, le tempere, sì, le tempere, perché le ha terminate. Quelli prima non erano tempere, queste qua. Io vi ho detto che queste erano tempere, no, sono acquarelli. Vabbè, avrete capito. Marek, ho detto no, di no. No, Marek, rieccomi, scusate. Ecco qua, le tempere, ce n'è all'interno 12 e l'ho pagato 4 € e qualcosa, adesso non ricordo, però gli serviva perché l'aveva terminato. E al Bennett in totale ho speso 22 €. Niente ragazze, questa è stata tutta la mia spesa settimanale. Ecco qui cosa volevo segnalarvi. Allora, l'offerta parte da giovedì 20 agosto, quindi quando vedrete questo video l'offerta sarà già partita, però secondo me qualche pezzo sarà ancora rimasto, quindi se non lo sapete ancora, non avete visto il volantino, non siete ancora andati da Lidl, vi consiglio di andare a fare un giro se vi può servire una di queste cose. C'è la planetaria a 49 € e c'è di questi colori qua, pastello soprattutto, che io adoro, sapete, sono i colori che mi piace di più tenere in cucina. Ho la planetaria anch'io rosa, ma non è di questa marca, è di un'altra marca, io l'ho ridipinta. C'è già Marek che mi chiama, arrivo amore. Poi c'è il forno a microonde a 59 € e c'è di questi colori qua. Gli altri anni c'era anche rosa, quest'anno mi sa che rosa non l'hanno fatto, è bellissimo. Io non vado ad acquistarlo perché il mio funziona bene e in più un domani quando faremo le modifiche in cucina vorrei mettere quella d'incasso, quindi inutile spendere 60 €, anche se è davvero davvero bellissimo e nella mia cucina ci sarebbe comunque bene. Poi c'è il tostapane di questi colori qua, il tritatutto. E poi abbiamo altre cosine come le pentole. Io questa pentola qui, questa rosa, l'ho acquistata l'anno scorso e mi ci trovo bene, però si rovina subito la parte rosa, la parte colorata. Poi ci sono le varie teglie, anche queste qui di questi colori. Io queste ce l'ho, mi pare verde acqua. Dovrei avere sia questo che questo qua. E poi niente, c'è la borraccia e altre cosine. Comunque dal 20 di agosto, se vi interessa, andate a dare un'occhiata. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato un pochino di ispirazione anche per la vostra spesa. Noi ci vediamo mercoledì con un altro video. Vi ricordo che se questo video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella così vi arriva la notifica per tutti i prossimi video che caricherò. Vi ricordo che la programmazione del canale è ogni lunedì, ogni mercoledì e ogni venerdì. E noi appunto ci vediamo mercoledì con un altro video. Ciao!